Perfetto, possiamo incominciare. Bene, buon pomeriggio a tutte e tutti e grazie di essere qui per questo incontro sulla rinegoziazione del debito dell'Argentina con il Fondo Monetario Internazionale e le nuove prospettive di rilancio dell'economia argentina. Questa iniziativa è organizzata dall'Ambasciata Argentina in Roma, insieme al Centro Studi di politica internazionale e vede la presenza di alcuni fra i relatori più qualificati per trattare questo argomento. Abbiamo il piacere di avere con noi Sua Eccellenza l'ambasciatore argentino Roberto Carles, l'onorevole Piero Fassino, presidente della Commissione Esteri della Camera e dei Deputati italiana, il dottor Leandro Salinardi, capo sezione promozione degli investimenti presso l'ambasciata argentina in Italia, il dottor Claudio Cortellese, esperto in cooperazione e sviluppo internazionale, che ha una lunga esperienza presso organismi finanziari internazionali, fra cui la Banca Interamericana di Sviluppo, e infine, ma non per ultimo, avremo ultimo ma non ultimo, il dottor Omar Perotti, governatore della provincia argentina di Santa Fe, in collegamento con noi. Bene, ma due parole di introduzione. Il tema è molto complesso, di grande interesse, soprattutto in un momento di crisi economica internazionale come quello che stiamo attraversando, e la complessità del tema apparirà in tutta la sua suo peso, ma sarà anche resa in modo molto chiaro dai nostri ospiti. Ma io direi che questo incontro che il CESPI realizza nel quadro delle sue attività di approfondimento, di studio della realtà latinoamericana dei Caraibi, ecco, il tema che qui ci convoca, ci riunisce, è in primo luogo quello di come l'Unione Europea e l'America Latina e i Caraibi, e nello specifico nel caso argentino, quindi l'Argentina, l'Unione Europea e l'Italia, costruiscono in questo periodo storico le proprie, sviluppano le proprie relazioni di cooperazione e interscambio in un momento in cui il cuore del problema è la ripresa economica all'indomani delle fasi più acute e drammatiche della pandemia da Covid-19, e come se non fosse sufficiente questo dramma che continuiamo ancora a vivere in buona parte, e a questo si aggiunge la crisi globale determinata dall'invasione russa dell'Ucraina e dalle conseguenze politiche, economiche e commerciali di quest'ultima. Quindi, in un contesto mondiale così incerto, il governo argentino è riuscito a mettere in ordine qualcosa di molto importante. Ha raggiunto infatti con il Fondo Monetario Internazionale un paio di mesi fa un accordo per la ristrutturazione del debito per un valore di 45 miliardi di dollari, la più grande ristrutturazione del debito mai negoziata dal Fondo Monetario Internazionale. Questo accordo ha una durata di 30 mesi e ha l'obiettivo, concordato fra le parti, di permettere all'Argentina di affrontare i nodi strutturali di una ripresa economica inclusiva e sostenibile, della riduzione dell'elevato tasso di inflazione, del miglioramento delle riserve, della riduzione delle fratture sociali, della modernizzazione delle sue infrastrutture, dell'innovazione, in una parola, e in una logica che all'Argentina piace molto e che la lega molto da un punto di vista culturale anche alla storia economica italiana, in una logica di sviluppo dei territori, quindi di economie locali e territoriali. Ora, come spettatore, osservatore, amico ma esterno, io porrei pongo un po' la domanda ai nostri ospiti in questo modo. E adesso cosa succede? Cioè, se l'economia argentina la immaginiamo come un'opera teatrale, abbiamo la scena, quella su cui si muovono gli attori, che si sta mettendo in ordine parecchio, è stata risistemata, è stata pulita, con l'accordo della rinegoziazione del debito si creano quelle condizioni
importanti che abbiamo detto prima, ma le quinte, gli scenari di sfondo stanno ondeggiando in modo preoccupante, no? Stanno ondeggiando pericolosamente. Questo è il contesto mondiale che ho rapidissimamente ricordato poc'anzi, no? Ora, le conseguenze della crisi internazionale nei mercati delle commodities, delle fonti energetiche fossili, che sono mercati in cui l'Argentina si presenta come un importante fornitore globale, sono difficili da prevedere. Il peso nel medio periodo di queste conseguenze, sia perché la durata della crisi è legata almeno in parte al protrarsi del conflitto in Ucraina, sia perché i migliori prezzi internazionali per alcuni beni primari che l'Argentina, di cui l'Argentina è importante fornitore, sono d'altra parte controbilanciati dall'aumento dei costi di produzione, per esempio nel caso del grano con l'aumento dei costi dei fertilizzanti. In sintesi, possiamo dire che l'accordo con il Fondo Monetario permette al governo argentino di mettere mano a politiche sociali ed economiche inclusive. Il punto è ora capire quali siano le strade che si intende concretamente intraprendere per affrontare aspetti centrali come l'occupazione di qualità, la riduzione dell'inflazione, i servizi sociali e lo stimolo a una ripresa economica basata sull'innovazione, come dicevo prima, e che permetta al tempo stesso all'Argentina di muoversi agevolmente nel quadro internazionale su un piano economico che anche nell'economia, come in altri campi, l'Argentina ha più volte detto di immaginare come un quadro multipolare. Naturalmente, nella risposta a questi numerosi quesiti che ho messo sul tavolo, c'è un interesse anche del mondo economico italiano a capire come gli operatori economici possono, in questo cosa significa queste nuove condizioni, queste nuove opportunità che si presentano in Argentina, anche per costruire nuove relazioni commerciali, produttive, di scambio e di reciproco vantaggio. Ecco, questo è, diciamo, in brevissima sintesi, diciamo, quelli che mi sembrano alcuni degli elementi principali che vengono a galla, che emergono, insomma, con la notizia positiva di questo accordo. E a questo punto io mi taccio, l'idea era solamente buttare lì un po' di domande e di riflessioni di prima, come si dice, di primo acchito, e lascio ovviamente la parola ai nostri amici politici, esperti e persone altamente qualificate per cominciare a darci qualche indicazione. E ora è un piacere dare la parola a Sua Eccellenza l'Ambasciatore Roberto Carles, non prima di ricordare a tutti che abbiamo all'incirca pensato a circa 15 minuti di tempo ciascuno, ognuno è libero di ridurre o un po' aumentare il suo intervento, dipendendo dalla quantità di informazioni sicuramente preziose che intende dare. Non farò, e questo è il mio limite come moderatore, non farò mai interventi ricordando che mancano 2, 3, 4 minuti. Ho dato queste indicazioni di massima, nessuno ci taglia l'audio alle ore 18, che è l'ora in cui pensiamo grosso modo di terminare. Quindi, detto questo, null'altro che dare la parola alla Sua Eccellenza l'Ambasciatore Carles. Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Voglio cominciare per i ringraziamenti. In primo luogo voglio ringraziare specialmente al CESPI, in particolare al suo presidente Daniele Frigeri, per aver accolto quest'idea di fare questo incontro, questo dialogo sulla situazione argentina, all'onorevole Piero Fassino, presidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, anche lui un grande conoscitore e amico di America Latina, che ci onora oggi con la sua presenza in questo incontro, al governatore Perotti, che sicuramente ci raggiungerà tra poco, governatore della provincia di Santa Fe, una provincia che è simbolo dell'Argentina produttiva e simbolo di quello che si diceva poco fa, no? Di quello che viene dopo l'accordo con il Fondo Monetario Internazionale.
Credo che questa sia anche un'occasione per riflettere su quello che la situazione argentina ci dice anche sul sistema finanziario mondiale, per riflettere sul problema del debito pubblico in generale, per riflettere anche sul ruolo degli organismi finanziari internazionali e multilaterali, una discussione necessaria da tanti anni, soprattutto dopo la crisi del 2008. Durante la crisi del 2008, infatti, molti di noi pensavamo che le istituzioni finanziarie che l'avevano causata, non prevista, o che avevano lasciato che accadesse, non potessero continuare a funzionare come prima. 14 anni dopo, vediamo non solo che tutto rimane lo stesso, ma che a causa della crisi non sono stati gli organismi a essere ripensati o rielaborati o in crisi, ma è stata la democrazia e le sue istituzioni indebolite, esposte come sono oggi a tante e diverse minacce. La pandemia, a sua volta, ci ha offerto per un breve periodo la speranza, o magari più che la speranza l'illusione, di uscire migliori di prima, meglio di prima, dalla crisi sanitaria. A poco più di 2 anni dell'apparizione del Covid, ci troviamo invece con un approfondimento a livello globale della disuguaglianza e della concentrazione della ricchezza, con la triste esperienza dell'accumulazione dei vaccini da parte dei paesi più ricchi e con una guerra, conseguenza dell'invasione russa sull'Ucraina, in territorio europeo. In questo contesto, come è stato detto prima, le distorsioni dei prezzi che si sono verificati durante la pandemia sono esacerbate, non solo a causa di interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ma principalmente a causa della concentrazione a tutti i livelli della catena di produzione alimentare, come è stato denunciato da Papa Francesco poco tempo fa, e della finanziarizzazione del cibo, cioè da parte della crescente influenza del mercato finanziario sul prezzo futuro delle materie prime e le speculazioni che ciò comporta. Questa crisi globale infatti colpisce anche l'Argentina, come il mondo intero, con una pressione inflazionistica sui prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia. Arriva in Argentina dopo che abbiamo dovuto affrontare una doppia crisi, la crisi sanitaria, che è quella che tutti abbiamo sofferto, e una crisi economica iniziata nell'aprile del 2018, che ha portato l'Argentina al default, alla svalutazione della nostra moneta, alla crisi dei tassi di cambio e all'assunzione di un debito senza precedenti con il Fondo Monetario Internazionale. Un debito che non ha avuto altro scopo che rendere possibile la più grande fuga di capitali della nostra storia. Nel corso dell'ultimo anno, la nostra ambasciata ha svolto un ruolo importante nella costruzione del consenso di cui il nostro paese aveva bisogno a livello internazionale e che ha permesso di rinegoziare questo debito insostenibile preso dalla precedente amministrazione. Ancora una volta ringraziamo l'Italia per il suo sostegno durante le negoziazioni con il Fondo Monetario Internazionale e con il Club di Parigi. È stato veramente molto importante. Questo nuovo scenario, una volta arrivato al tanto atteso accordo con il Fondo Monetario, ci consente di concentrarci sul consolidamento dell'Argentina come fornitore stabile di cibo e di energia. E questa, credo, che crede il governo argentino, lo Stato argentino, che sia la risposta alla domanda di cosa viene dopo l'accordo con il Fondo Monetario. L'Argentina deve posizionarsi, perché ha tutto il potenziale per farlo, come un fornitore stabile di cibo e di energia per tutto il mondo. In questo contesto, noi stiamo lavorando, l'Argentina sta lavorando per aumentare le esportazioni, per diversificare l'offerta esportabile e favorire l'arrivo nel nostro paese di investimenti che contribuiscano fondamentalmente al superamento dei limiti che ha l'Argentina in questo momento, che condizionano lo sviluppo
del settore degli idrocarburi. Gli indicatori che abbiamo ci permettono di essere ottimisti con riguardo a questi obiettivi. Le esportazioni accumulate per il primo trimestre del 2022 sono state di 19,3 miliardi di dollari, il che vuol dire che è stato il secondo miglior record della nostra storia. Nel primo trimestre del 2022 le esportazioni sono aumentate del 25,6% annuale. Gli indicatori macroeconomici anche ci permettono di essere ottimisti. Il prodotto interno lordo è cresciuto nel 2021 del 10,3%, superando di gran lunga le proiezioni di crescita più favorevoli. Questo è il primo aumento dopo 3 anni di declino e la più alta crescita che ha avuto il PIL in Argentina negli ultimi 18 anni. Non si tratta di un semplice rimbalzo. Il Fondo Monetario Internazionale, che ha recentemente abbassato le proiezioni di espansione globale a causa delle conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina, ha alzato di un punto le proiezioni di crescita per l'Argentina nel 2022, che stima saranno intorno al 4%. Come risultato di questa crescita record, la disoccupazione è scesa al di sotto del 7%, dopo aver superato il 13% a metà del 2020. Grazie alla creazione di oltre 1.200.000 posti di lavoro nell'ultimo anno, il tasso di disoccupazione è di 2 punti inferiore a quello registrato nel quarto trimestre del 2019, prima della pandemia. Il processo di ripresa sostenibile che l'Argentina sta attraversando si riflette anche in una dinamica di crescita virtuosa della riscossione delle tasse, con incrementi in termini reali da settembre del 2020. In particolare, si osserva come l'ampliamento del livello di attività, il recupero dell'occupazione e il miglioramento dei salari, aggiunti alla performance del commercio estero, si traducono in una crescita globale delle risorse che consente lungimiranza e una maggiore sostenibilità delle finanze pubbliche. Per chiudere, credo che in queste poche parole ci sono alcuni indizi per cominciare a dare risposte alle domande che ovviamente tutti possono avere intorno alla situazione dell'Argentina e a cosa aspettarsi del nostro paese, quali sono le opportunità per gli imprenditori, per chi vogliono portare inversioni nel nostro paese. Più informazione sarà data a seguito dal dottore Salinardi, il capo del nostro ufficio di promozione degli investimenti. Però quello che voglio sottolineare in questa brevissima introduzione è il fatto che questo che sta attraversando l'Argentina in questo periodo non è un semplice rimbalzo, ma è una crescita virtuosa, prodotto di politiche pubbliche che sono state corrette. Ha intrapreso l'Argentina anche un percorso di stabilità e di sostenibilità delle finanze pubbliche, che ovviamente è la precondizione per qualsiasi progetto di sviluppo che ha bisogno di investimento estero. E poi anche questo ruolo che ci aspettiamo per l'Argentina nel futuro, anche questa situazione di stabilità economica ci permette, dicevo prima, impiegato questa parola, lungimiranza, cioè ci permette di non concentrarci soltanto sui problemi di congiuntura, come può essere la scadenza del debito pubblico, sennò di cominciare a pensare più a lungo periodo il futuro dell'Argentina. Oggi in tanti paesi si comincia a parlare sulla necessità di creare ministeri di futuro, no? Bene, credo che siamo arrivati a un punto in cui l'Argentina può permettersi di dare questa discussione, di pensare che ruolo vuole per se stessa. Senz'altro il ruolo più naturale che può avere per le sue risorse naturali, per la sua produzione, ma anche per la sua storia e anche per quello che il mondo, di cui il mondo ha bisogno, il essere fornitore di cibo e di energia. C'è bisogno di investimenti per quello. E anche per questo stiamo
facendo un evento come questo, per informare sulla situazione argentina e quali sono le prospettive e le aspettative che tutti abbiamo sul nostro futuro. Ci sono grandissime sfide ancora che dobbiamo affrontare e risolvere. Qualcuna è stata già accennata prima. La sfida dell'inflazione è senz'altro quella più importante, ma anche quella di rendere, di dare più valore al salario, di dare una maggiore partecipazione ai lavoratori nell'economia. C'è tanto lavoro ancora da fare, però in questi anni e anche in mezzo della crisi, della triple crisi possiamo dire, della crisi del debito pubblico che abbiamo ricevuto dall'amministrazione precedente, dalla crisi sanitaria e adesso dalle conseguenze della crisi dalla guerra in Ucraina, abbiamo nonostante questo risolto una parte importantissima dei nostri problemi per poter pensare al futuro. E parlo della ristrutturazione del debito pubblico con i creditori privati, sia in valuta propria come in valuta estera, perché dopo tanti anni anche un'amministrazione aveva lasciato in default il debito pubblico nella nostra stessa valuta, la rinegoziazione con il Fondo Monetario e un accordo con il Club di Parigi che ci ha permesso di avere più tempo per risolvere questo problema. Quindi io vi ringrazio per la vostra attenzione e ringrazio ancora per questa opportunità di conversare, di dialogare sui problemi e le prospettive dell'Argentina dopo questo evento così importante come è stata la soluzione della crisi del debito pubblico. Grazie. Bene, molte grazie signor ambasciatore. Mentre l'ascoltavo mi sembrava di cogliere nelle sue parole un po' il tono di speranza ragionevole, diciamo, e direi anche di illusione, ma non illusione nel senso un po' destinato al fallimento che è la parola in italiano, no? Ma più in senso castigliano, no? di una visione a futuro, di un'immagine positiva, direi. E mi ricordavo un po' certi aspetti, almeno, diciamo, del dibattito sollevato dal PNRR in Italia, no? In Europa, all'indomani del Covid, cioè un momento in cui si possono rimettere un po' in ordine le cose e creare le condizioni per un salto dove finalmente si realizzano tante cose molto dette e poco raggiunte in questi anni e decenni. Ecco, mi assomiglia molto, quasi mi sembrava dire, non so se sto dicendo poi una sciocchezza, non vorrei neanche esagerare, però insomma la rinegoziazione del debito col Fondo Monetario, se mi sembra che dal punto di vista dell'Argentina sia accolto come non solo come un po' di un sospiro di sollievo, ma anche come l'occasione per ripensare una strategia di lungo periodo, no? E questo è molto interessante e mi sembra uno spunto, un ottimo momento, insomma, per dare la parola all'onorevole Piero Fassino, che il dibattito italiano, le aspettative di ricostruzione in Italia e in Europa le conosce molto bene per la sua attività e anche per la proiezione internazionale che a partire dalla Camera dei Deputati ha in questi anni. E gli cedo volentieri la parola, chiedendo un po' anche se dal suo punto di vista questo scenario di prospettiva possa risultare anche interessante per gli operatori economici, non solo, ma penso all'economia italiana anche come un'occasione di rilancio e di dopo crisi anche per il nostro paese, cioè fare dell'Argentina anche uno degli elementi, dei tasselli per la nostra ripresa economica. Prego, onorevole Fassino. Va bene, grazie al CESPI per questo incontro. Saluto naturalmente l'ambasciatore Carles come i nostri interlocutori. Il tema è un tema evidentemente di grandissima importanza, se solo pensiamo che intorno alla questione del debito l'Argentina ha consumato per lunghi anni una crisi profonda di tipo economico, ma anche una crisi profonda di tipo politico. Sono stati travolti dalla crisi del debito governi, presidenti, una situazione che ha messo l'Argentina in una grandissima difficoltà per molti anni.
e la stessa vicenda della ristrutturazione del debito è passata attraverso fasi diverse di relazione col Fondo Monetario Internazionale fino, diciamo, agli esiti di cui stiamo parlando. Io non sono un tecnico, diciamo, di debito pubblico e di debito internazionale, quindi evito di entrare nel merito di queste questioni. Dico soltanto che è necessario, naturalmente, da parte di tutti comprendere che viviamo un tempo nel quale prima la crisi economica che ha colpito, diciamo, l'economia globale tra il 2008 e il 2015, poi il Covid, poi oggi la guerra russo-ucraina, noi stiamo attraversando un lungo periodo di instabilità, di insicurezza che mette in discussione le possibilità di costruire uno sviluppo, diciamo, adeguato e corrispondente alle aspettative dei cittadini. E anzi, noi sappiamo che sempre di più il tema che si pone è che diciamo, in una globalizzazione percorsa da queste crisi non solo aumentano i fattori di instabilità e di insicurezza generali, ma aumentano i fattori di instabilità e di insicurezza individuali e aumenta soprattutto su scala globale la divaricazione nella distribuzione del reddito, nella distribuzione delle ricchezze, nelle politiche di sviluppo, nelle politiche di investimento. Credo che dobbiamo appunto valutarlo e vedere come, diciamo, siamo in grado di affrontarlo. L'accordo che l'Argentina fa può essere un punto di riferimento importante, non solo per l'Argentina, ma per, diciamo, più in generale affrontare il tema del debito, perché se noi guardiamo a qual è la condizione di molti paesi, in particolare i paesi, diciamo, che hanno un tasso di sviluppo contenuto, ma che sono fortemente esposti a una condizione di debito, questa questione diventa una questione rilevante. Non a caso una delle questioni che è al centro ogni volta della riunione del G20 è come si interviene a ridurre il debito dei paesi che sono più esposti e che pesa come un macigno sulle possibilità che questi paesi affrontino politiche di sviluppo, di investimento e di espansione delle proprie condizioni di crescita. Quindi io penso che per questa ragione sia molto importante l'accordo che ha fatto l'Argentina. Ovviamente tutto questo consente all'Argentina, tra l'altro, di, diciamo, ricollocarsi, riposizionarsi nell'economia mondiale, nel mercato mondiale, come un grande attore. Noi sappiamo che l'Argentina è uno dei grandi paesi, non solo del continente latinoamericano, ma uno dei grandi paesi che segna la vita dell'economia globale e che segna la vita del mondo. E, diciamo, non essere gravato del fardello del debito e averlo ristrutturato nelle modalità che sono state, diciamo, concordate, che qui si affronteranno, consente all'Argentina di tornare a essere un protagonista della politica economica. Questo è importante della politica economica globale. Questo è importante per più ragioni. Per il ruolo che l'America Latina ha, diciamo, che l'Argentina ha in America Latina. Per un particolare aspetto che, diciamo, investe anche la responsabilità argentina, sono le relazioni tra l'Unione Europea e il Mercosur. È in corso da tempo un complesso, sofferto negoziato relativo alla creazione di una zona di libero scambio tra il Mercosur e l'Unione Europea, e questo, che sappiamo benissimo essere un accordo complesso dal punto di vista dei contenuti e complesso anche dal punto di vista politico, e che però rappresenta una sfida enorme. Il giorno in cui quell'accordo venisse definitivamente sottoscritto e concluso, noi saremmo di fronte alla più grande area di libero scambio che in questo momento agisce sul mercato mondiale. E quindi questo è un punto fondamentale, ed è difficile pensare che si possa realizzare compiutamente questo accordo senza un contributo decisivo come quello dell'Argentina. Questo accordo ha un valore anche sul piano bilaterale per il nostro paese, per le relazioni che, diciamo, storicamente legano l'Italia all'Argentina da ogni punto di vista. Tra poco parteciperà a questo nostro incontro il governatore della realtà di Santa Fe. Santa Fe è, diciamo, uno dei luoghi, come tutto il nord dell'Argentina, come Rosario, come altre città, come Cordoba, che sono caratterizzate da una presenza, diciamo, di cittadini di ascendenza italiana larghissima.
Quindi sono una realtà che, a cui noi guardiamo con particolare interesse, ma più in generale è il rapporto con l'Argentina, che sul piano bilaterale per l'Italia è strategico e importante, lo è stato storicamente e lo è anche nelle condizioni di oggi, ed è chiaro che, diciamo, fare in modo, avere una condizione di, diciamo, di stabilità e di sicurezza finanziaria dell'Argentina sulla base di questo accordo è un terreno favorevole allo sviluppo anche delle relazioni bilaterali. Queste sono le ragioni per cui io credo che sia importante l'accordo e sia anche interessante il convegno che oggi abbiamo organizzato come elemento di valutazione, di approfondimento e per individuare quali sono le condizioni di miglior favore che questo accordo offre, sia per ciò che riguarda le relazioni con l'Argentina, il Mercosur e l'Unione Europea, e sia per quello che riguarda le relazioni bilaterali con l'Argentina e l'Italia. Io mi fermo qui, mi scuso se non posso partecipare per seguire la partecipazione perché ho un altro impegno istituzionale come Presidente della Commissione Esteri, ma credo che certamente il convegno offrirà a tutti coloro a cui che lo stanno seguendo grandi motivi di interesse e di conoscenza. Grazie a tutti voi. Grazie a lei, onorevole Fassino. Sicuramente, come lei ricordava, l'esperienza del negoziato fra il governo argentino e il Fondo Monetario può segnare un modello, un riferimento e anche un primo grande successo intorno a uno dei temi che attanagliano gran parte, come lei ricordava, gran parte dei paesi in via di sviluppo e di reddito medio a livello internazionale, insomma, ovviamente anche paesi meno avanzati, ma è molto vasto, diciamo, l'intreccio e il peso nella crisi dell'intreccio fra sconvolgimenti nel sistema dei prezzi internazionali delle materie prime e dei semilavorati, delle crisi di approvvigionamento, come si ricordava, dell'aumento dell'inflazione senza un aumento di produzione e dell'aumento del debito attraverso aumenti dei tassi di interesse che non si conoscevano, che storicamente non erano, non sarebbero previsti, diciamo, in questa situazione. Quindi senz'altro l'Argentina diventa un riferimento da guardare con interesse, non solo negli aspetti tecnici di questo accordo che adesso vedremo, ma anche in ciò che effettivamente significherà come impatto sulle opportunità di crescita e di rilancio del paese a livello internazionale, oltre che di ricostruzione del tessuto sociale e del miglioramento delle condizioni sociali al suo interno. Ora, per ricordando ai nostri al pubblico che possono, attraverso la funzione chat, più avanti fare le loro considerazioni, eventualmente anche domande di chiarimento ai nostri ospiti, e do ora la parola al dottor Leandro Salinardi, che è il capo sezione capo della sezione promozione e investimenti presso l'ambasciata dell'Argentina in Italia, che ha il leggero compito di farci un quadro della situazione del debito argentino internazionale verso organismi pubblici e verso il settore privato, gli elementi portanti della soluzione adottata, i risultati raggiunti, i risultati che ci si aspetta e quanto altro sia in grado di offrirci come scenari di prospettiva che ascolteremo con grandissimo interesse. Quindi, dottor Salinardi, a lei la parola. Grazie mille Dario, grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutte. E grazie Dario per moderare, voglio ringraziare anche a Daniele Figeri per questa possibilità, anche al CESPI, e anche ringraziare certamente all'ambasciatore Carles e all'onorevole dottore Fassino, al dottore Cortelese e anche al governatore della provincia di Santa Fe, Omar Perotti, che condividiamo insieme questo panel. Particolarmente inoltre vorrei ringraziare al sottosegretario di finanziamento del Ministero delle Finanze dell'Argentina, caro professore Ramiro Tosi, che
gentilmente ha condiviso con me i dettagli di questa presentazione che farò adesso. Bene, l'obiettivo particolare di questa partecipazione sarà raccontarvi un po' la storia, diciamo, indietro la risoluzione della crisi del debito argentino a partire dell'anno 2019, in particolare con i creditori privati e anche con il Fondo Monetario Internazionale. Adesso condividerò il mio schermo per mostrarvi. Si vede? Daniele? Sì, ok. Bene. E come dicevo all'inizio, un po' l'idea di questa presentazione sarebbe parlare su... Farò l'intento di farlo prendere non troppo tempo. È un po' la risoluzione della crisi del debito con i creditori privati e il Fondo Monetario, particolarmente parlare su alcuni aspetti tecnici. E il contenuto, una prima parte sulla ristrutturazione del debito pubblico messo in valuta estera con creditori privati, e dopo faremo lo proprio con il Fondo Monetario Internazionale. Bene, in questo primo slide io quello che vorrei mostrarvi è certamente questo è lo stock di debito lordo in situazione di normale pagamento, diciamo, dell'amministrazione centrale. Questo serve per vedere particolarmente lo stock di debito all'inizio dell'amministrazione del presidente Alberto Fernández. Se vediamo bene, alla fine del 2015, diciamo che il debito lordo come percentuale del PIL, del prodotto interno lordo, è stato di quasi 48,6%. Chiedo scusa, dottor Salinari, sì. Chiedo scusa, non so, a me non scorre la diapositiva sullo schermo, non so se è già passato. Vedo ancora la prima, che, non so se gli altri anche. Un attimo, per favore. Sì. Adesso sì, abbiamo il PIL, la percentuale del PIL. Benissimo, quello che parlavo, okay. Diciamo, l'evoluzione del debito lordo come percentuale del PIL, del prodotto interno lordo, nel 2015 quasi 49% come percentuale del prodotto, finendo in 2019 con quasi un 81,1% come percentuale del PIL. Diciamo che questo è una crescita di quasi 80% del debito lordo e particolarmente quello che volevo mostrarvi è la composizione di quel debito. Quello che vediamo è che il debito è cresciuto in valuta estera quasi 100 miliardi di dollari. Diciamo, ricordiamo che la nostra moneta è il peso argentino. Avere un debito cresciuto così in valuta estera veramente sembra un problema per un'amministrazione che inizia il suo governo. E, diciamo, per fare un riassunto della situazione al 10 dicembre 2019, che è stato il giorno dove è iniziata l'amministrazione del presidente Fernández, quello che si vedeva una struttura del debito in valuta estera con creditori locali, stranieri, organizzazioni multilaterali assolutamente insostenibile. Questo era assolutamente incompatibile con l'obiettivo di un percorso di ripresa economica, con inclusione sociale. Inoltre, per esempio, i titoli sono stati in situazione di pagamenti differiti da agosto del 2019 con prezzi prossimi al tra il 30 e il 40% in valore nominale. Questo quello che testimonia è assolutamente una situazione insostenibile del debito pubblico, certamente in valuta estera. E inoltre avevamo trovato, diciamo, l'accesso al mercato del debito in dollari chiuso, non solo per le emissioni locali, ma anche per le emissioni internazionali, e non solo del tesoro, ma anche delle province e delle aziende. Inoltre, c'eravano elevate scadenze concentrate nel breve periodo, nel breve termine, più di 100 miliardi di dollari per il periodo 2020-2024, molto concentrato, e certamente un significativo, come ho mostrato, aumento dell'indebitamento in valuta estera, quasi 72% del debito lordo, su cui sotto legge estera quasi 40% del debito lordo. Ma questo era un po'
la situazione trovata all'inizio dell'amministrazione. E diciamo che la strategia che è iniziata a quel tempo, certamente per recuperare la sostenibilità del debito, diciamo che aveva quattro punti fondamentali. Prima di tutto, realizzare una traiettoria, fare l'intento di realizzare una traiettoria discendente del ratio debito-PIL e una stabilizzazione a lungo periodo, no? A lungo termine, che sia coerente con percorsi di risultati fiscali ragionevoli e bilancia commerciale compatibili con la ripresa economica. Anche l'idea un po' di consentire all'economia argentina assorbire il shock della crisi finanziaria che è veramente imperversa dall'anno 2018, dall'aprile del 2018 e dopo che si aggiunge la crisi del Covid-19. L'idea di generare meccanismi di protezione contro futuri shock esogeni e inoltre tutto questo sviluppato sotto un quadro di coerenza macroeconomica con gli obiettivi dell'amministrazione centrale. E in particolare adesso quello che vi mostrerò sarebbe il debito pubblico elegibile, ammissibile, sarebbe dei titoli pubblici con creditori privati, no? Questa parte per capire un po' gli importi che si dovevano ristrutturare. Titoli in valuta estera sotto legge estera, un importo ammissibile di quasi 66 miliardi di dollari, 37% che veniva dal Trust in Venture del 2005, 63% che veniva dal Trust in Venture del 2016 e quasi il totale di questi titoli erano partecipazioni private, diciamo di detenuti da creditori privati. Soltanto in questo caso 1,8% era di partecipazione pubblica. Dopo, quando si vedono i titoli in valuta estera, ma sotto legge locale, si vede che l'importo ammissibile era di circa 41 miliardi, 5 di dollari. Tutto, certamente, come ho detto, debito in dollari, quasi tutto, e un po' meno, diciamo, la partecipazione privata, circa 37%, mentre che la partecipazione pubblica in questo caso era di un 63,4%. L'idea di questo è che, diciamo, tutto il debito pubblico ammissibile di essere ristrutturato era di circa 107,6 miliardi di dollari, e quasi il 75% di quel debito detenuto da creditori privati. Adesso quello che vorrei mostrarvi un po' è l'implementazione del processo di ristrutturazione del debito con creditori privati, quello che si può vedere qui, una linea di tempo che prende quasi 9 mesi, che è stato alla fine il tempo che si è preso, che vediamo che è un tempo record per una ristrutturazione così di questo tamanno, di questa misura. Inizia un po' con la legge di emergenza economica all'inizio dell'amministrazione, è stata la prima legge più forte che un po' faccia un riordinamento delle priorità macroeconomiche dell'Argentina. Dopo si invia anche al Congresso il progetto di legge della sostenibilità del debito pubblico esterno che viene trasformato, diciamo, si trasforma in una legge. Dopo si fanno le determinazioni del valore nominale massimo, quello che si chiama la proroga di giurisdizione, cioè l'estensione delle giurisdizioni per poter fare i negoziati con i creditori esterni, anche le linee guida per la sostenibilità del debito e si arriva 5 mesi dopo all'accordo con quei creditori che avevano accettato la strategia originale, diciamo, e si annunciano i risultati, si fa l'insediamento dei nuovi titoli. No? Questo è, diciamo, un processo che prende 9 mesi e veramente è un record per una ristrutturazione così grande. Il risultato fondamentale si può vedere in questo slide, è il processo di sotto legge di ristrutturazione sotto legge estera. Possiamo vedere che dell'importo ammissibile che avevamo parlato all'inizio, e se includiamo la clausola di azione collettiva, il percentuale di scambio è stato di quasi 99%. E quello importante che mi piacerebbe anche far sapere, la cedola media, o sea, sarebbe il cupon medio dei nuovi titoli che arrivano a una
un tasso, diciamo, di interesse di 3% contro un 7% che avevano i titoli precedenti. E questo anche avevamo potuto fare una riduzione media del capitale di quasi 2% con una riduzione della vita media dei titoli. E sotto legge locale è successa una situazione simile, con un totale riscattato di quasi 99,7%, con una riduzione molto importante anche del tasso di interesse di 7,6% contro un 2,8%, e anche una riduzione media del capitale del 2,3% con una vita media un po' più alta, ma sempre sotto legge locale. Non è lo stesso avere debito sotto legge locale che avere debito sotto legge estera. Questo è anche importante fare la menzione. E alla fine di questo processo l'agevolazione finanziaria che abbiamo avuto è di 42 miliardi di dollari per il periodo 2020-2024. Questo è veramente un'agevolazione molto importante che permette una ripresa economica e permette fare diciamo, il cumulo di riserve internazionali per poter pagare gli impegni, certamente pagare il debito. Adesso anche vorrei mostrare un po' in questa grafica la prossima, che sono le scadenze degli interessi sul debito in valuta estera, prima e dopo la ristrutturazione, e anche le scadenze dei servizi del debito, che sarebbero i pagamenti di capitale, no? Bene, assolutamente quello che si può vedere qui. Pre-ristrutturazione avevamo una carica di 27,5 miliardi di dollari di interessi per il primo periodo 2021-2024. Si vede che dopo la ristrutturazione si arriva a un orizzonte più chiaro e più liscio, diciamo, dal punto di vista del tempo, di 13,5 miliardi, quasi 13 miliardi di dollari di meno che dovevamo pagare all'inizio dell'amministrazione, quel primo periodo che abbiamo parlato. E lo stesso succede con il capitale. Si vede in questa grafica una riduzione di quasi 35 miliardi di dollari da pagare, diciamo, nei primi 4 anni del 2021, del periodo 2021 al 2024. E alla fine quello che si vede sarebbe un profilo di scadenze, quello che sarebbe un nuovo profilo più liscio nel tempo, con un'importante riduzione dei monti, degli importi a pagare, no? E questo sarebbe un po' il risultato finale quando includiamo quei titoli ristrutturati sotto legge estera più quei titoli ristrutturati sotto legge locale. Se vediamo il periodo 2020-2024, vediamo questa agevolazione che ho parlato all'inizio, di quasi 42 miliardi di dollari, e se vediamo tutto il film, diciamo, dal 2020 al 2030, vediamo una agevolazione finanziaria di 34,8 miliardi di dollari. Veramente stiamo parlando di una quantità molto, molto importante per l'Argentina e per qualsiasi paese di middle income, possiamo dire, no? Anche mi piacerebbe, questo l'ho detto quando avevamo visto il risultato della ristrutturazione, il confronto dei tassi di interesse, questo che avevo detto all'inizio quando parlavo di questo, del risultato delle tasse, dei tassi, scusi. Vediamo qua che il tasso medio di interesse viene ridotto in una maniera molto, molto grande, diciamo quasi la metà. Se vediamo il tasso pre-ristrutturazione sarebbe il colore giallo, e se vediamo il colore blu sarebbe il tasso post-ristrutturazione. Quello che si vede è una riduzione molto importante, come avevo detto, dei tassi di interesse nei nuovi titoli emessi. E questo ultimo punto che mi piacerebbe fare su il confronto internazionale, quando pensiamo a una ristrutturazione del debito sovrano, a volte si fanno critiche del tempo che ha preso la ristrutturazione con i creditori privati in Argentina, e questo veramente, se si fa il paragone, si vede un confronto internazionale, abbiamo fatto, si ha concluso, diciamo, in solo 9 mesi
la seconda più grande ristrutturazione sovrana a livello globale dopo quella della Grecia nel 2012. Questo è importante pensarlo e vederlo, perché a volte diciamo un'informazione che si perde, e mi sembra molto importante ricordarlo. Anche c'è un punto sulle commissioni, se le commissioni che si hanno pagato quando si hanno fatto le emissioni del nuovo titolo, è una riduzione molto importante se si fa in confronto e se fa in confronto con quelle commissioni pagate in operazioni di debito precedenti. Questo sarebbe un po' un riassunto della ristrutturazione del debito con creditori privati. Adesso mi piacerebbe parlare un po' sull'ultimo accordo, l'accordo che si è fatto con il Fondo Monetario Internazionale. Qua quello che si può vedere è un po' una cronologia per far capire la situazione particolare. Diciamo che l'amministrazione precedente, il presidente Macri, prende, che crollano le aspettative sul modello macroeconomico esistente a quel tempo, maggio 2018 circa, i mercati scontano dopo capire questa situazione e certamente ha la necessità di richiedere al Fondo Monetario Internazionale un'assistenza finanziaria. Bene, quell'accordo si fa un accordo di 50 miliardi di dollari. Ricordiamo che, come ha detto il dottore Dario, è stato l'accordo più grande della storia del Fondo Monetario Internazionale, che inizia essendo di 50 miliardi di dollari, iniziano le erogazioni e alla fine dopo fa una crescita anche a 57 miliardi di dollari. Diciamo che è stato veramente importante sotto un contratto stand-by agreement, che è un tipo specifico che fa il Fondo Monetario Internazionale. E quando finisce nel 2019, iniziano tutte le erogazioni. Nel novembre del 2019 il presidente Fernandez, ancora eletto ma non nell'amministrazione, annuncia che non utilizzerà i fondi residui del Fondo Monetario Internazionale, e una volta che inizia l'amministrazione, a febbraio del 2020 si fa il primo incontro tra il ministro Guzmán delle finanze e l'amministratore delegata del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva. E lì inizia la prima missione del Fondo Monetario, che arriva metà febbraio in Argentina. La missione, dopo questo importante milestone che il Fondo Monetario pubblica e fa pubblico, che veramente il debito del paese non è sostenibile. Comincia così, cinque mesi dopo, negoziati e un accordo, il processo di fare un accordo di Extended Fund Facilities con il Fondo Monetario Internazionale. Diciamo che una volta che si chiude questo accordo, questo è un milestone molto importante anche per l'Argentina, si invia la proposta di accordo si invia al Congresso della Nazione. Questa è la prima volta nella storia dell'Argentina che il Congresso fa un dibattito sull'accordo e alla fine approva con forza di legge l'accordo con il fondo, il nuovo accordo di Extended Fund Facilities, che dopo viene approvato dal direttore del Fondo Monetario Internazionale. E come sarebbe questo programma, particolarmente con specifici criteri di rendimento, che ha tre punti fondamentali: c'è un percorso fiscale, un percorso di riserva internazionale e anche qualche aspetto sul finanziamento monetario della politica fiscale. Quello che si vede nella prima colonna sarebbero i dati, i valori per il 2021 e dopo le proiezioni che si fanno stimate per i prossimi tre anni, 2022, 2023 e 2024. Quello che si vede nel 2021 è la crescita del prodotto interno lordo di quasi 10,2%, dopo una proiezione un po' più bassa, certamente, della crescita economica, ma con valori che vanno dal 3%, 2,5% al 4% più o meno, con una riduzione nel tempo dell'inflazione, con un recupero del risultato fiscale primario, con un bilancio del risultato primario,
con un conto corrente come percentuale del PIL anche bilanciato, possiamo dire, è un cumulo di riserve internazionali specifico, diciamo, nel tempo. E le caratteristiche, come ormai ha detto Dario, il periodo di 30 mesi, questo è un programma di 30 mesi che raggiunge l'importo che ha chiesto il presidente Macri, che erano di 45,5 miliardi di dollari, questi sono stati erogati, che sarebbero qualcosa così come 32 miliardi di special drawing rights, che sono la valuta, diciamo, che utilizza il Fondo Monetario Internazionale. E quelle erogazioni si fanno special drawing rights. Prima approvazione del programma si è fatta la prima erogazione, dopo contro ogni revisione si fa un'altra erogazione dell'importo, diciamo, con l'idea di raggiungere la fine e l'importo finale. Mi piacerebbe mostrarvi un po' il profilo di scadenza. Ho arrivato ai 20 minuti, sono 5 minuti in più e finisco. Il profilo di scadenza del capitale e degli interessi, quando facciamo il paragone dello stand-by agreement contro l'extended fund facilities, quello che si può vedere è che nell'accordo precedente, il stand-by, che è quello in grigio, si vede che l'ammortamento del capitale, degli interessi, del pagamento si doveva fare soprattutto nei primi anni del contratto. Invece in questa opportunità, quello che si paga all'inizio con il nuovo extended fund facility sarebbero pochi interessi, e dopo il primo ammortamento viene a settembre 2026, quando l'ultimo, diciamo, finisce nel 2034. Fondamentalmente quello che si può vedere è un percorso più liscio, molto più liscio se facciamo il paragone contro il standby agreement, che permette certamente o dà spazio alla recuperazione, alla ripresa economica, e che permette l'accumulazione, il cumulo di riserve internazionali per poter fare pago a questo debito. Per chiudere un po' profilo finale, quando inseriamo tutto insieme, tutto il debito con il Fondo Monetario Internazionale, con i crediti privati, con il Trio di Parigi e l'organizzazione multilaterali e bilaterali, vediamo questo risultato in grigio pre-accordo con il Fondo Monetario Internazionale e, diciamo, pre-accordo del Standby Agreement, e in celeste si può vedere il risultato con il nuovo Extended Fund Facilities. Diciamo che il risultato più importante di tutto questo è un profilo finale molto più liscio, molto più raggiungibile dal punto di vista macroeconomico, se inoltre includiamo i problemi internazionali che si trovano in questo momento. Mi piacerebbe chiudere un po' questa presentazione con qualche aspetto sul roadmap, parlare un po' su diciamo, la mappa di stabilizzazione, la carta di stabilizzazione, quello che diciamo il roadmap di stabilizzazione. Questo sarebbe un po' parlare del schema macroeconomico politico, possiamo fare un approfondimento, ma in linee generali possiamo pensare che il nuovo schema macroeconomico, dopo poter recuperare la sostenibilità del debito dell'Argentina, ha quattro punti fondamentali. Diciamo che il fronte fiscale, un fronte monetario e finanziario, tasso di cambio e settore esterno sarebbe il terzo, e per ultimo l'inflazione. Dal punto di vista del fronte fiscale, l'obiettivo principale sarebbe un consolidamento fiscale graduale fino al 2025, anche che include ridefinire la spesa pubblica e soprattutto migliorare la destinazione dei trasferimenti sociali, in particolare dei sussidi energetici, e anche un rafforzamento dell'amministrazione fiscale e un aumento della progressività delle tasse. Dal punto di vista monetario e finanziario, certamente rafforzare il bilancio della banca centrale e una riduzione graduale dell'assistenza della banca centrale al tesoro. Questo è molto importante, sarebbe il canale più monetario. E inoltre poter rafforzare il canale risparmio investimento in valuta locale, approfondire il nostro mercato in valuta locale. È un'altra assoluta priorità che abbiamo incluso nel programma macroeconomico iniziale.
Dopo, dal punto di vista del tasso di cambio e il settore esterno, pensare in un tasso di cambio competitivo reale e coerente con un surplus commerciale e con regolamenti del conto finanziario che permettano misure per incoraggiare l'investimento estero, come per esempio stiamo facendo con il settore energetico, con il settore dell'economia del conoscimento, tra le altre. E per ultimo un approccio multicausale integrale per, contro l'inflazione, diciamo che ha questi quattro punti che mi piacerebbe raccontare velocemente: consolidamento fiscale, che ormai l'ho parlato, e progressiva riduzione del finanziamento della banca centrale del tesoro, tassi di interesse reali positiva che permettano la domanda della valuta locale e che permetta il finanziamento della valuta locale, promuovere la crescita sostenuta della produzione dei beni esportabili e certamente una coordinazione che sia di aspettative tra salari e prezzi tra governo e settore privato. Questo è un po', forse ho preso un po' più di tempo, Dario, però mi sembrava importante condividere con voi questi dati particolari. Grazie mille a tutti. No, naturalmente tutto il tempo necessario per presentare un quadro molto complesso, che ha in realtà composto da numerose variabili, numerosi attori in gioco, privati, pubblici, nazionali, internazionali e non solo il Fondo Monetario Internazionale, evidentemente con collegamenti forti, con alcuni pilastri delle politiche economiche, delle politiche di finanza pubblica interna. Quindi no, quello che balza agli occhi è l'ammorbidimento della curva, diciamo, no? Quindi una situazione che ovviamente non cancella, ma che permette probabilmente anche di accumulare forze, diciamo, senza avere, che inizialmente col vecchio modello avevi una grandissima esposizione, soprattutto iniziale, no? Che quindi rimandava sine die praticamente una ripresa. Bene, ora come tutto questo atterra concretamente nell'economia fatta di non tanto di carte e di accordi quanto di ossa, muscoli e sangue, questo sarà un po' adesso la sfida, no? Gli scenari da immaginare, e a questo punto abbiamo due relatori di primissima grandezza. Innanzitutto saluto, che non abbiamo potuto farlo fino ad ora perché si è collegato durante l'ultimo intervento. Saludamos al dottor Omar Perotti, governatore della provincia di Santa Fe. Muy bienvenido. Es un gusto tenerlo con nosotros y estamos todos ansiosos por escuchar el punto de vista de uno de los de las áreas social, económica, demográfica, culturales más pujantes de la República Argentina. ¿Cómo este acuerdo ustedes imaginan va a recaer en la vida de la economía de la población santafesina, ¿no? Quindi ringraziamo il dottor Perotti per la sua presenza e siamo ansiosi ovviamente di sentire il suo punto di vista dell'impatto di queste nuove, di questi accordi e misure su un territorio così dinamico come la provincia di Santa Fe. E l'altro esperto che ci dirà come tutto questo poi diventa appunto vita concreta e dinamiche di sviluppo economico, si può immaginare, soprattutto pensando a una logica di economie basate sui territori, sull'aggregazione, sulla complementarità di imprese. Non volevo nominarlo, ma la nomino, l'esperienza dei distretti industriali di cui abbiamo parlato e scambiato con gli amici argentini ormai da decenni, il dottor Claudio Cortellese, che viene da esperienze di lunga data negli organismi finanziari internazionali, in particolare il Banco Interamericano di Sviluppo, e quindi do senz'altro a lui la parola chiedendogli cosa dice un economista che mette i piedi sul campo e non solo il naso fra le carte, ecco, di questo scenario che ci è stato ora descritto.
Prego Claudio, grazie. Grazie, e proprio sul campo, nel caso della Repubblica di Santa Fe, già che il tema agricolo è tanto importante. E io cercherò di essere breve e parto dalla constatazione che in Argentina, in Santa Fe in particolare, ma in Argentina tutta, la piccola e media impresa è l'ossatura centrale del settore produttivo, non solo industriale ovviamente. E non solo questo, ma il secondo aspetto che va sottolineato, come tra l'altro il signor ambasciatore decía prima, è che l'espansione delle esportazioni argentine in questi ultimi due anni è in effetti è spettacolare. Però c'è da sottolineare, non come preoccupazione, ma come dato, che una 70% di queste esportazioni sono materie prime o settore primario comunque. E l'ultimo tema che vorrei affrontare è che il contesto internazionale in cui ci si muove adesso, come anche Dario commentava all'inizio, è tremendamente diverso, differente, diverso da quello che era solo due o tre anni fa. E che apre prospettive nuove significa anche opportunità per l'Argentina, secondo me, senza dubbio. Quindi, in breve, le imprese, le piccole e medie imprese intese tra zero, diciamo le micro imprese da 0 e 9, le piccole tra 10 e 50, 49 e 50, le medie da 50 a 199 impiegati, occupati. Quindi parliamo di più o meno la stessa categorizzazione che abbiamo in Italia. Bene, queste imprese ovviamente sono tante, il 93% delle imprese. Interessante però notare che la massa salariale di queste imprese rappresenta il 50% dei salari dell'Argentina e il 46% del prodotto nazionale, nonché il 16% delle esportazioni, sono specialmente presenti nelle esportazioni industriali. E i settori principali, ovviamente le microimprese sono più presenti nei settori dei servizi di bassa qualità, il settore commercio, le piccole imprese, il settore industria, il settore commercio, il settore turismo, le medie più nel settore industria, costruzione, comunicazione. Quindi con la grandezza dell'impresa diciamo aumenta la sofisticazione anche dei settori in cui sono presenti. Un altro dato importante che per noi italiani è un po' strano è che il 50% delle imprese sono concentrate tra la città e la provincia di Buenos Aires. E Santa Fe e Cordova hanno un 10% delle imprese, il restante 30% delle imprese, 10% delle imprese, perdon, 30% delle imprese si distribuisce in tutte le altre province, cioè stiamo parlando di una concentrazione della produzione, ovviamente in Buenos Aires è la provincia, ma poi in Santa Fe e Cordova, tutto il resto rimane molto indietro. E un terzo aspetto che volevo sottolineare è che, a differenza forse di quello che è successo in Italia negli anni 70, per esempio, 70-80, la crisi che ha subito l'Argentina nel 18-19, prima del Covid, 17-18-19, ha avuto un impatto molto drammatico sulla piccola e media impresa. Hanno chiuso moltissime imprese, si è ridotta l'occupazione, specialmente nelle piccole, nelle micro e nelle piccole, l'impatto è stato fortemente negativo, cioè la reazione, non hanno avuto la capacità di reagire alla situazione di crisi. Le medie hanno fatto un po' meglio, anzi sono cresciute il numero di imprese medie e le imprese grandi ovviamente pure. E solo dire che questo si riferisce anche alle imprese esportatrici, ovviamente che erano 10.500 le imprese esportatrici nel 2011, nel 2021, nonostante la ripresa che c'è stata nel 2021, solo 7.500 imprese esportano, un terzo meno di prima.
Le esportazioni sono appunto aumentate negli ultimi 2 anni in forma drammatica, come diceva l'ambasciatore, positivo per l'Argentina ovviamente, credo che l'impatto dei prezzi, della quantità, volume e prezzi delle materie prime ha avuto un impatto importante, ma è interessante dal punto di vista nostro italiano che queste esportazioni, i maggiori partner commerciali dell'Argentina alla fine sono Brasile, Stati Uniti e Cina, dopo vengono altri paesi dell'Asia, e Messico, e in Europa i paesi che più sono presenti in realtà alla fine è la Spagna, e nel caso di piccole e medie imprese esportatrici sono Spagna e Paesi Bassi, ma con 5% delle esportazioni di queste delle imprese piccole e medie argentine. Quindi l'Italia in questo, se i miei dati sono giusti, rappresenta circa il 2%, cioè molto, molto poco, delle esportazioni delle imprese piccole e medie. Queste esportazioni in questo settore imprenditoriale, è interessante notare che sono molto concentrate nell'industria manufatturiera, sono le imprese medie, piccole, e specialmente quelle medie che esportano, che hanno una presenza stabile nei mercati, e sono più della metà sono imprese industriali, manufatturiere. E anche in questo caso, ripeto, i paesi principali sono Brasile, Cina, Stati Uniti e Spagna, come dicevo prima, Paesi Bassi, rappresentano il 5%. Con la crisi, a partire dalla crisi del Covid, cambia probabilmente in forma drammatica lo scenario internazionale. Non solo per il Covid, ma anche per esempio la gestione che la Cina ha fatto e sta facendo del Covid ha creato una tale limitazione nel potenziale espansivo della Cina che ha un impatto, ha ormai un impatto globale. E queste, ovviamente la guerra in Ucraina che si è aggiunta quest'anno ha di nuovo aggiunto un elemento di destabilizzazione grande. È interessante, secondo me, notare che noi in Europa giustamente ci preoccupiamo della guerra in Ucraina perché ha un impatto diretto molto importante, però stiamo vedendo che questo impatto ormai è globale e si vede con il tema delle materie prime, specialmente le materie prime alimentari. Un secondo elemento da questi elementi di crisi viene dal fatto che che tutti i paesi, non solo i paesi industrializzati di cui noi siamo parte e questo nei nostri dibattiti è sempre presente, ma in tutti i paesi il problema della sicurezza delle catene di approvvigionamento diventa molto grande. Quindi la tendenza non a deglobalizzare in forma complessiva, quanto a ridurre le distanze nelle catene di valore, nella famosa approvvigionamento e filiera produttiva. I costi delle materie prime sono aumentati in forma drastica, come tutti sappiamo, dell'energia in particolare. Questo crea un cambiamento importante nei vantaggi comparati dei diversi paesi. Cioè, non dimentichiamoci che alla lunga, mentre finché è congiunturale l'impatto può non essere tanto, però alla lunga i costi dell'energia iniziano, e questo si vede molto in Italia, a pesare talmente tanto nell'industria che può non convenire produrre alcune cose in Italia, ma si passa può convenire a produrre in altri paesi con energia più bassa. Quindi cambiano ora i vantaggi di ciascuna economia. Come si colloca l'Argentina in questo, quindi, e con questa forte composizione di piccole e medie imprese, che come abbiamo visto, essendo il 90%, proprio il 50% dei salari, ti dà un'idea che i salari sono relativamente bassi, la produttività è relativamente bassa rispetto alla media dell'economia. Quindi una produttività bassa significa anche una capacità più facile di incremento della produttività, cioè è più facile che una piccola impresa, media impresa, aumenta la produttività
che per una grande impresa in molti casi, proprio perché nel caso di piccola e media impresa il tema è innovazione. L'innovazione può generare facilmente aumenti di produttività molto significativi. Un secondo aspetto, secondo me interessante per l'Argentina, è proprio questo vincolo che l'Argentina ha con i paesi Brasile, poi le piccole e medie imprese in particolare, Brasile, Uruguay, Cile, sono i paesi vicini con maggiori relazioni, e il tema delle catene produttive, delle filiere produttive più corte, si applica ovviamente anche all'America Latina. L'Argentina ha tutto il potenziale di capacità sia del mondo del lavoro che delle imprese per inserirsi in catene produttive più corte, magari legate al Brasile piuttosto che al Cile, a un livello di valore aggiunto più alto. E questo è una novità, diciamo, rispetto alla intenzione, diciamo, pre-crisi, dove tutti i paesi intermedi volevano agganciarsi a catene di valore magari di paesi industrializzati. In questo momento forse un rafforzamento dei settori industriali, avendo tra l'altro un paese come Brasile accanto e come Cile complementario per tanti aspetti, può essere un'opportunità per l'Argentina per entrare in ambiti di maggiore valore aggiunto. Un terzo aspetto è la forte tradizione agroalimentare dell'Argentina, e della provincia di Santa Fe tra gli altri, ma certamente tutta l'Argentina, ma forse nella mia poca esperienza però la provincia di Santa Fe è quella dove più chiaro si fa il nesso tra agricoltura e industria, che secondo me è un campo di grande importanza per l'Argentina in questo momento, proprio per le crisi attuali, perché il tema della sicurezza degli approvvigionamenti alimentari inizia a essere centrale, e la stabilità politica di un paese come l'Argentina, la stabilità anche economica che questo accordo, tra l'altro l'accordo con il fondo, fa prevedere evidentemente, permettono, diciamo, nei prossimi 10 anni di pensare all'Argentina come un paese che effettivamente può garantire certo livello di sicurezza alimentare a una regione come l'Europa, però secondo me proprio i costi di distanza con un valore aggiunto maggiore rispetto a quello che attualmente si sta forse facendo. Quindi anche qui come innovazione, evidentemente, innovazione in questo settore, dove l'Argentina tra l'altro ha una serie di centri di ricerca, di investigazione importanti legate al settore primario e alla industrializzazione dei prodotti alimentari. Infine due piccole, per concludere, due piccole riflessioni sulle relazioni con l'Italia, in particolare, già che non è il principale partner commerciale dell'Argentina. Questo intanto mi fa pensare che ci sono potenziali di espansione, cioè sia per esportare prodotti in Italia come per importare prodotti dall'Italia. E proprio perché si può espandere questa quota di commercio internazionale tra i due paesi. Poi perché l'Italia, proprio nell'agroalimentare, è un'eccellenza europea, direi, perlomeno, non solo nei prodotti agricoli, ma specialmente industriali, di macchinaria per il settore agroalimentare. E una, diciamo, a tavolino, capisco che le cose non si fanno a tavolino, ma ci sono tanti elementi che per fare, però a tavolino la complementarietà tra il sistema Italia, di sistema alimentare italiano, il sistema alimentare produttivo alimentare argentino è evidente, cioè c'hai degli spazi enormi di collaborazione con vantaggi reciproci, vantaggi che non sono solo di aumentare i prodotti esportati dall'Argentina a maggiore valore aggiunto all'Italia, ma anche di esportare con tecnologia italiana prodotti alimentari di maggior valore aggiunto al Brasile, al Cile, alla Colombia, agli Stati Uniti,
che dove tra l'altro che è un partner commerciale importante dell'Argentina. E secondo aspetto, seconda riflessione, è l'Italia ha un'esperienza, come diceva Dario prima, ha un'esperienza importante in questo ambito dello sviluppo territoriale. E il settore agroalimentare e agroindustriale è un settore che vincola settore primario e industria in forma, la sua essenza, ed è prettamente territoriale, perché l'agricoltura sta in un territorio e spesso l'industria si affianca nello stesso territorio a trasformare quei prodotti o a generare le macchine per produrre quei prodotti agricoli. Quindi il tema dello sviluppo territoriale in questo settore è molto chiaro, è molto evidente, e della generazione di innovazioni dentro questo territorio, questi territori. L'esperienza italiana nello stesso ambito può dare elementi di collaborazione anche a livello di strumenti di politica, di esperienza imprenditoriale, esperienza delle amministrazioni locali, per esempio, che possono realmente generare non solo intercambio di scambio di conoscenze, ma anche opportunità commerciali. Quindi volevo concludere con questo. Grazie. Molte grazie Claudio. Certo, in genere quando si parte da poco si hanno grandi possibilità di espansioni clamorose, no? Perché poi è più facile raddoppiare partendo da poco che raddoppiare quando hai delle dimensioni, dei volumi già sostenuti. Peraltro il tema che indicavi dell'affiancamento nello sviluppo territoriale, anche attraverso l'industria italiana di macchinari di trasformazione dei prodotti agricoli, oltre che delle joint venture fra piccole e medie imprese, è un po' la linea peraltro che da alcuni anni sta perseguendo il forum italo-latinoamericano delle piccole imprese, che si promuove dal Ministero degli Affari Esteri attraverso l'istruzione, attraverso l'organizzazione internazionale ILA, vale la pena di menzionarlo. Bene, è con molto piacere adesso che diamo la parola al dottor Omar Perotti. Yo no sé muy bien cómo se va a hacer con el tema de idioma. Entiendo que el doctor Perotti se va a expresar en castellano y va a haber una traducción consecutiva. ¿Se confirma eso o vamos directamente a hacerlo en castellano como quieran? Buonasera a tutti. Prefiero respetar la lengua del Dante y hablar en español. Y la verdad que quiero saludar en primer momento Darío, que está llevando adelante la conducción, saludar a nuestro embajador Roberto Carles, un gusto embajador. No sé si estará presente todavía, pero nos antecedió en la palabra Piero Fassino. Los saludos para él, a Leandro, que nos ha planteado toda su explicación sobre el proceso de la deuda argentina. Querido Claudio Cortelese, un conocido aquí en la Argentina, conocido por su tarea importante en el Banco de Desarrollo Interamericano y lo que ha trasladado y transmitido en distintos proyectos en la Argentina, y particularmente donde uno pudo conocerlo aquí en la provincia de Santa Fe. No sé si tengo que hablar a este ritmo y ustedes pueden ir tomándolo, si está bien, si lo hago más pausado, o cómo van a recibir ustedes alguna instancia de traducción. Sí, es perfecto. Sí. Entonces, al final el embajador va a resumir en italiano, pero hablando así lentamente creo que la mayoría de la gente puede comprender muy bien. Gracias.
Bien, disculpe, cuando... señor embajador. No, perdón, doctor Perotti. No, por favor, Darío. ¿Esa síntesis la vas a hacer toda al final o hacemos cada dos minutos una pausa? ¿Cómo prefieren? Embajador, usted me dice y nos vamos con una seña suya. Yo puedo estar parando y generamos una instancia de traducción completa a todos. ¿Mm? Creo que con el hablar pausado se entiende bastante y que podemos hacer sí, una pausa a la mitad para hacer una breve síntesis sí. O al final directamente, si no, expresar las ideas principales. Bien, lo que sí, más allá de lo que uno quiera plantear, quiero serles muy útil a la tarea que han pensado, desarrollado, con lo cual quedo a disposición para cualquier interrupción que tenga que ver con el interés concreto de alguno de ustedes. Decirles en primer lugar que como gobernador de la provincia de Santa Fe es un orgullo poder estar participando de esta actividad. Considero muy apropiado el momento en el que podamos estar hablando de Argentina después de haber dado pasos muy importantes con esfuerzos realizados para concretar dos instancias internacionales importantes, el acuerdo con los fondos privados y después la renegociación de la deuda y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Consideramos que son elementos centrales para ir generando una estabilización en la Argentina, un ancla de vínculo con los organismos financieros internacionales y un compromiso de todos nosotros con una pauta de vínculo con el Fondo Monetario Internacional como hasta aquí no se había tenido y como Leandro explicaba en su secuencia y en su cronología, por primera vez interviniendo el Congreso Nacional. Es decir, nuestras cámaras de senadores y de diputados son las que han aprobado este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Instancia que hasta aquí nunca había ocurrido y consideramos clave porque allí están presentes todas las fuerzas políticas. La puesta en marcha de este acuerdo sin duda tiene un contexto del desafío de ir ordenando las variables internas, pero somos muy optimistas con respecto a las posibilidades de la Argentina y en particular en la pospandemia. Tenemos sectores estratégicos de los que el mundo pregunta o el mundo habla, energía y alimentos. Y particularmente en la producción de alimentos, nuestra provincia es una de las más importantes de la Argentina. Santa Fe exporta casi el 24% del total de las exportaciones argentinas. Es decir, uno de cada $4 que ingresan a la Argentina salen de la provincia de Santa Fe. Y tienen origen, Claudio hablaba algo de ello en su explicación, en la producción agroalimentaria. Allí hay un componente muy fuerte del complejo oleaginoso y de sus productos de harinas y aceites que está en nuestra provincia a la vera del río Paraná, en toda la zona conocida como el Gran Rosario. Desde allí salen prácticamente el 80% de las exportaciones del sector agroalimentario argentino. Tenemos una particularidad como empresa en la cual el contexto internacional da posibilidades y expectativas, no solamente de que este sector crezca en sus niveles de producción, sino en la transformación e incorporación de valor agregado de más sectores primarios. Tenemos una provincia con un grado de industrialización importante en ese sector y
particularmente con un desarrollo en la provincia de Santa Fe muy valioso, de uno de los activos importantes que el mundo está valorizando en la economía del conocimiento, y precisamente en la biotecnología y en el vínculo de las empresas vinculadas desde allí con el sector de la salud humana, de la salud animal y de las empresas vinculadas al agro, las Agtech. Tiene Santa Fe un activo muy valioso en el número de científicos radicados en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en los centros de investigación, en sus universidades nacionales, con la particularidad de estar generando una situación de trabajo junto al gobierno provincial estratégica. Hemos constituido, como muestra de la potencialidad de ese sector biotecnológico, un fideicomiso donde la provincia de Santa Fe, junto a la empresa Bioceres, se comprometen en constituir un fondo de 300 millones de dólares en los próximos 10 años, con aportes consecutivos, para generar 500 nuevas startups. Esto es un diferencial importante para nuestra zona, porque a los sectores tradicionales, como todo el sector agrícola, el sector agroalimentario, está impactado todo su sector industrial, precisamente con empresas de base tecnológica. La gran parte de ellas con una visión internacional desde su nacimiento, con perspectivas crecientes que no nos caben duda van a ser en los próximos años las empresas que más van a estar facturando en la provincia de Santa Fe y en la Argentina. Esto es una mirada de vínculo de Argentina hacia el mundo creciente, donde tenemos sectores, yo decía antes que el mundo hablaba de la energía y de los alimentos. La energía y su potencialidad de producción de petróleo y gas, fundamentalmente en todo el sector de Vaca Muerta. La presencia de los minerales críticos como el litio, la capacidad de producción de alimentos en su diversidad y fundamentalmente en la capacidad de producción de proteínas que tiene nuestra Argentina, y en esto en particular la provincia de Santa Fe, son elementos claves para vincularnos en la pospandemia y la situación bélica generada con la invasión de Rusia a Ucrania. Creemos que allí hay sectores que, sumados a los que definía recién, donde nuestra provincia tiene un rol clave, como el de la economía del conocimiento y particularmente en la biotecnología, hacen de la Argentina un escenario importante para restablecernos nuevos vínculos en lo que uno analiza la instancia con Europa y particularmente con Italia. Ni bien iniciado el conflicto bélico, se desarrolló aquí en la Argentina, por la fecha, es una muestra anual, donde todo el sector del campo, todo el sector de la maquinaria agrícola tiene su muestra anual de las más importantes que se desarrollan en la Argentina. Expo Agro es el nombre de la muestra. Allí hubo visitantes italianos, productores de maquinaria agrícola, que mantienen contactos muy firmes con nuestras industrias. Santa Fe, junto a la provincia de Córdoba, constituyen dos de las provincias más importantes, teniendo más del 70% de la producción de la maquinaria agrícola nacional. Esa maquinaria agrícola, fuertemente impactada por la incorporación de tecnología para la agricultura de precisión y con muchos, muchos desarrollos nacionales. Allí surgió claramente en el diálogo con los productores italianos, tradicionales en ese vínculo,
particularmente en su tradicional feria en Bolonia, un diálogo más allá de la maquinaria agrícola, un diálogo que llevaba cómo Italia o Europa nuevamente tenían una mira en Canadá, en Estados Unidos y en Argentina, particularmente para la producción de trigo. Y creo que aquí, a esa instancia que el episodio bélico marcará seguramente una redefinición de los vínculos europeos y de dónde su esquema de producción y de vinculación para la seguridad alimentaria se dará, pero creo que tenemos aquí una posibilidad importante de generar vínculos y desde ahí nuestra provincia es una de las interesadas en fortalecerlo. Como provincia y en la particularidad tenemos, somos la que tenemos el mayor número de ciudades hermanadas con Italia y particularmente activas en la región del Piamonte. Mis antepasados vienen de allí, de la provincia de Cuneo, en una localidad que se llama Barge, cerca de Torino, donde, bueno, Piero Fassino fue su síndaco. Esa particularidad, y Claudio describía y conoce ese entramado, ha generado muchas pequeñas y medianas empresas, que es uno de los potenciales y quizás uno de los vínculos más rico que Italia tiene en su exterior y en particularmente en la Argentina. Es el número de descendientes y es el número de empresarios de origen o de familias italianas. Se ha trasladado ese ADN emprendedor industrial que Italia tiene y ha trasladado a nuestra Argentina. Entonces, creo que tenemos allí opciones como para generar nuevos vínculos basados en el conocimiento, que es una de las instancias donde la Argentina tiene una potencialidad concreta, real, en los sectores tradicionales, como es la producción de alimentos, en los sectores de generación de energía y de minerales críticos. Y una particularidad que uno como provincia aprovecha y generamos una estrategia fuerte. En el crecimiento de nuestras exportaciones, las manufacturas de origen industrial y particularmente la de las pymes santafesinas ha tenido un crecimiento. Ese crecimiento tiene como destino mercados de la región: Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Brasil. ¿Y qué es lo que empieza a darse y a marcarse? Aparece una instancia de competitividad de la Argentina y uno de los elementos que juega en la posibilidad de volver a estar presente en esos mercados o ganar posiciones en esos mercados es el cambio en los costos de la logística y de las modalidades logísticas que ha generado la pandemia. Al problema de los contenedores se ha generado una concentración de las empresas logísticas en el mundo que ha encarecido el flete hacia nuestra zona. Es decir, muchos de los productos asiáticos que llegaban aquí hoy llegan más caros a nivel de producción, a nivel de costo logístico, lo que le da a nuestra producción un mercado creciente en la región. Y allí algunas empresas que tienen base en la Argentina, con algunos capitales italianos o algún esquema asociativo con empresas nuestras italianas, sin duda que están beneficiadas, porque desde aquí se está accediendo a esos mercados. En la escala de pequeña y mediana, pero es una escala que para el empleo en la provincia de Santa Fe, para nuestros niveles de facturación, ha generado en todas nuestras pymes un salto importante. Entonces, considero que es un buen momento para generar una mirada nueva sobre la Argentina, con los pasos necesarios para su
estabilización macroeconómica, con los acuerdos internacionales y con esta perspectiva que el conflicto bélico seguramente abre en una mirada europea de nuevas alianzas o de una reestructuración diferente para garantizar su provisión y su seguridad alimentaria. Muchísimas embajador, gracias. Le toca la tarea. El embajador, sí, ahora le tiene la palabra. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este encuentro. Semplicemente una breve sintesi, e poi Leandro anche ha preso qualche punto per completare se fosse necessario. E non era mai successo nella storia dell'Argentina che si arrivasse a un accordo con il Fondo Monetario discusso e approvato dal Parlamento. E questo è veramente un fatto senza precedenti che poi rinforza anche la strada economica che prende l'Argentina, no? Conseguenza del programma stabilito, accordato tra il Fondo Monetario e il governo argentino. Io devo dire che sono particolarmente contento del fatto che tutti abbiamo detto più o meno le stesse cose, che vuol dire che stiamo pensando all'Argentina e non ci siamo messi d'accordo prima, che vuol dire che abbiamo tutti la stessa prospettiva. Ha detto il governatore anche che ci sono molte ragioni per essere ottimisti con riguardo all'Argentina, in particolare in settori strategici, quelli che erano stati accennati prima, come quello dell'energia e quello degli alimenti, del cibo. Santa Fe in particolare, intorno al 24% delle esportazioni della Repubblica Argentina provengono della provincia di Santa Fe, in particolare tutta la produzione agroalimentare che si trova nella zona del Gran Rosario. Ha sottolineato il governatore altri profili di sviluppo su cui l'Argentina sta puntando tanto e su cui, devo dire, anche se non è traduzione ma commentario, questa ambasciata anche ha lavorato in particolare, come quello del settore dell'economia e della conoscenza. In particolare nel caso della provincia di Santa Fe, il governatore sottolinea la biotecnologia. L'energia, che è stata anche accennata prima, sia per la presenza di petrolio e gas nella riserva più importante che abbiamo, che come sapete è quella di Vaca Muerta, ma anche i minerali strategici, come il caso del litio, in province come Jujuy, Catamarca. Santa Fe, ha detto il governatore, la provincia con maggiore quantità di gemellaggi con altre città italiane. Ci sono tanti imprenditori che sono discendenti di italiani e comunque c'è un legame indiscutibile, no? Tra i nostri paesi e in particolare con la provincia di Santa Fe, che ha una presenza dell'immigrazione italiana molto forte. E ha detto il governatore, mi sembra che questo sia molto importante anche di sottolineare, che c'è la possibilità di generare nuovi vincoli, nuovi rapporti, non solo ma anche con i settori tradizionali dell'energia, dei minerali e dell'economia della conoscenza tra l'Argentina e l'Italia. Senz'altro credo che di quello che abbiamo detto tutti oggi sembra che siamo d'accordo in che una nuova fase per l'Argentina è cominciata una volta che è stata risolta la questione del debito, no? Ci ha permesso almeno di girare pagina e cominciare a pensare nella lungimiranza, no? Come dicevamo prima. E poi anche, diceva il governatore, con questo chiudeva, che c'è l'occasione anche per promuovere una nuova prospettiva, un nuovo sguardo sull'Argentina, che è stato alla fin fine lo scopo di questo incontro oggi. Non so, Leandro, se qualcosa mi è sfuggito, vuoi aggiungere? No, benissimo, ambasciatore. Soltanto forse quello che anche ha detto sul cambio, diciamo, del costo della logistica di tutto quello che viene dall'estero in Argentina, che adesso c'è una possibilità di sviluppare i mercati locali, nostre aziende che hanno diciamo casa in Argentina, c'è una possibilità con tutto questo della guerra per poter sviluppare queste aziende e poter
diciamo, arrivare a questi mercati che a volte erano, diciamo, provvisti da altre aziende che si trovano in altre parti del mondo. Soltanto quello. Bene, io a questo punto, non essendoci domande, osservazioni dal pubblico, intanto ringrazio a nome del CESPI e oserei dire anche a nome dell'ambasciata, perché abbiamo organizzato insieme tutti gli intervenuti, un livello veramente molto alto e soprattutto di grandissimo interesse per capire dove va l'economia di un paese così speciale come l'Argentina, un paese di reddito medio, ma che comunque appartiene a quello che adesso va di moda a chiamare il nostro estremo occidente, no? Per noi europei, ma al tempo stesso un paese che in un altro momento della storia umana avremmo chiamato dei non allineati, comunque un paese molto dinamico che cerca un equilibrio in uno schema il più possibile multipolare e che gioca anche un ruolo molto interessante che sarebbe da approfondire, da capire, da discutere, cioè, sul piano del ripensamento dello spazio americano e dello spazio latinoamericano e caraibico, ma questo sarà tema in altro momento sicuramente di approfondimenti. Credo che questo ultimo terzetto, il signor governatore, l'ambasciatore, il dottor Salinardi, un terzetto completamente argentino, ha concluso perfettamente direi questo incontro. Non aggiungo altro se non dicendo che il CESPI continuerà in iniziative di questo tipo con gli amici dell'ambasciata argentina, delle altre rappresentanze presenti in Italia, studiosi anche dai paesi, ormai con i webinar siamo maestri nell'essere presenti senza muoverci di un millimetro, e quindi a questo punto ringrazio tutti, ma do l'ultima parola, perché non se ne può andare così senza dire niente, a Daniele Friggeri, direttore e presidente del CESPI. Prego Daniele, per tutto quello che pensi. Buonasera, grazie, io ho poco da dire, nel senso che ringrazio moltissimo per questi interventi, credo che sia stato un webinar di livello per i contenuti, per le persone che hanno partecipato. Credo che l'argomento di oggi, ma in generale stiamo vivendo un periodo complesso e questa opportunità che la firma del rinnovo del debito e della ristrutturazione del debito del Fondo Monetario Internazionale dà a un'economia come quella argentina è un'opportunità importante e l'invito, ma anche l'augurio che l'Italia, proprio per i legami storici, culturali, ma anche economici, pur se non siamo il principale partner, possa cogliere questa opportunità. Le imprese italiane possano riprendere ad investire in Argentina e accrescere lo scambio commerciale tra i due paesi. Niente, io con questo davvero un grazie di cuore e l'appuntamento è alla prossima occasione per continuare a tenere vivo l'attenzione e la riflessione su questo paese. Grazie a tutti. Muchas gracias a todos los intervinientes y también a todo el público que estuvo participando hasta esta hora. Nuevamente, hasta la próxima. Gracias. Gracias, gobernador. Arrivederci, gracias.